Cartoni e serie animate in lingua ucraina, il progetto Rai per i bambini rifugiati in Italia in onda su Rai Play, ce ne parla Emiliano Condò. Conigli, gatti e poi lei, una che non ha bisogno di presentazioni. Я свинка Пеппа. Це мій менший братчук. Il cartone animato, un modo per far sentire i bambini a casa ovunque si trovino, anche se sei dovuto fuggire dalla guerra. Da qui l'idea, benvenuti bambini, una sezione di Rai Play che trasmetterà alcuni dei prodotti di animazione più popolari in lingua ucraina. Un'offerta destinata a crescere nel tempo, si parte con tre serie speciali, perché i coniglietti di Brave Bunnies, ideati in uno studio di Kiev, sono certamente il prodotto di animazione ucraina più popolare, un cartone sull'amicizia, sulla scoperta dell'altro. 44 gatti è il cartone italiano di maggiore successo degli ultimi anni. Що ви робите? Це мій будинок, я власниця. Lampo, My Lady, Pilù e Polpetta parlano un linguaggio universale, quello della musica. Wow. E poi Peppa, una che non può mancare se si parla di intrattenimento per i più piccoli. Disponibile anche il film Foster e Max, l'amicizia tra un ragazzo e un cane robot. Accoglienza, famiglia, serenità, quello di cui hanno bisogno i bambini arrivati dall'Ucraina. Давай gratis. La voce di Mina e le immagini delle fate ignoranti, la nuova serie che Ferzan Özpetek ha tratto da...